Aspetta, aspetta, prima scusi, ma io la città di Scicli oggi la accoglio, una città segnata dal caso Futuri, anche questo sarà al centro del suo intervento. Ma no, noi mettiamo al centro dei nostri interventi la nostra idea di paese. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani e soprattutto dei siciliani, che è una delle regioni più dimenticate d'Italia. Parliamo di temi, di quello che vogliamo fare per l'Italia e parliamo poco degli altri. Abbiamo un'Italia e un'Europa a due velocità. È cambiata anche la norma che riguarda il salvataggio in mare dei migranti. Come vi state rapportando? Ma il vero rammarico è che l'Unione Europea ha abbandonato la Sicilia e ha abbandonato l'Italia sul tema dei migranti. E io non darei più fondi europei a tutti quei paesi che si stanno rifiutando di accogliere migranti che arrivano in Italia. Perché se è vero che siamo un'Europa solidale, abbiamo anche votato per redistribuire i migranti per quote negli altri paesi, e allora finché loro si rifiutano di accogliere migranti, noi non gli diamo più i fondi europei, visto che diamo 20 miliardi di euro all'anno come Italia all'Unione Europea. La classe media italiana sta scendendo nel reddito, come pensate di supportare? Con una riforma dell'IRPEF, delle aliquote IRPEF, porteremo la no tax area a oltre 10.000 euro e 26.000 euro per le famiglie, quindi chi ha una famiglia e ha un reddito di 26.000 euro annui non paga tasse. Per quanto riguarda invece l'aliquota IRPEF, la rimodulazione delle aliquote significa favorire prima di tutto il ceto medio, e lo faremo con una manovra che toglierà i soldi con la spending review dagli sprechi e li metterà nell'abbassamento delle tasse. L'ultima domanda, ragazzi. Pensioni. Più in generale, questa Sicilia in quale direzione sta andando? Per quanto mi riguarda è una Sicilia che è vittima e ostaggio delle ammucchiate del centrodestra e del centrosinistra. Noi l'avevamo detto, votare una coalizione di centrodestra con a capo Miccichè, non Musumeci, significava far piombare la Sicilia nel caos. Un assessore dei rifiuti che si dimette dopo poche ore, un arresto di un deputato regionale dopo pochi giorni dalle elezioni, il sistema dei rifiuti ancora in tilt, quartieri di città ancora senza acqua. 100 giorni sono passati e abbiamo sentito soltanto parlare di scambi di poltrone della segretaria di Musumeci nominata a capo del consorzio delle strade siciliane. Non è questa l'idea di Sicilia che avevamo, ma hanno deciso i siciliani, ma adesso la giunta Musumeci serva da monito agli italiani per non votare ancora centrodestra e non far piombare l'Italia nel caos. Grazie. A dopo. Grazie. Ah, fatti le immagini, aspetto fuori Alberto. Va bene. Sei in diretta? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, siamo a Scicli, stiamo continuando il nostro giro in Sicilia, non c'è un gran tempo ma le sale sono piene e nelle prossime ore vi presenterò altri, inizia pure Giancarlo, nelle prossime ore vi presenterò altri candidati agli uninominali che stiamo presentando in tutta Italia e poi più tardi vi darò qualche notizia importante, ciao. Grazie innanzitutto di essere qui e di dedicare il vostro tempo ad ascoltare le idee del movimento per questa campagna elettorale che sta diventando ogni giorno sempre più entusiasmante ormai. Stiamo facendo un bel giro in Sicilia da un paio di giorni, Luigi ci è rivenuto a trovare. Io dico sempre a Luigi che ormai è un figlio adottivo di questa terra, un po' perché l'abbiamo adottato noi e gli vogliamo bene ormai.
anche perché lui davvero ha ogni nostro abbraccio, ha ricambiato facendo tantissime cose per noi. L'ultima, la campagna elettorale delle regioni, dove davvero si è speso, e questo però gli ha dato una grande conoscenza del nostro territorio, dei nostri problemi e soprattutto delle opportunità che ha questa terra se viene valorizzata. Per cui oggi può parlare davvero come se fosse un vero siciliano, portando davvero le istanze, quelle che servono per la nostra terra, lì direttamente fino a Roma. E questo per me diventa sinonimo di garanzia, è una certezza quella che ho, di sapere che una persona come lui può davvero rappresentare il bisogno e le necessità del popolo siciliano e della Sicilia come terra, come regione che deve essere valorizzata. Però io, prima di cominciare, volevo innanzitutto ringraziarvi. 722.555 voti. Io vi devo ringraziare tutti uno ad uno, davvero, perché è stata una esperienza incredibile quella. Non ce l'abbiamo fatta, è vero, qualcuno magari sarà deluso, qualcuno sarà arrabbiato, dice, ah, hai visto, ce l'aveva, non cambiava niente. In realtà io credo che in quella scala, verso il cambiamento che vogliamo, verso quella Sicilia che vorremmo vedere in qualche modo liberata e libera dalle mani di chi comunque ancora oggi la sta continuando a governare, noi abbiamo salito comunque un altro gradino. Nel 2012 eravamo arrivati lì, avevamo fatto un buon risultato, eravamo diventati la prima forza politica della regione con quasi il 15%. Oggi ci ripresentiamo invece ai cittadini con il 35% e la possibilità ancora di essere la prima forza politica dell'isola, ma con una consistenza maggiore e con una qualità maggiore. Abbiamo salito un altro gradino verso quel governo della regione che vogliamo. Fate bene, io sono stato sempre uno di quelli che tutte le volte che ho avuto un inciampo nella vita, tutte le volte che ho avuto una delusione, anche l'amore, per carità, perché poi questa frase che l'ha detta mia nonna una volta e la conoscete bene tutti. Quando avevo 15 anni che la fidanzata mi aveva lasciato, piangevo come se non ci fosse un domani. E mia nonna mi fa gioia, cioè, ma si chiude la porta e si apre il portone. Questa volta alle regionali si è chiusa la porta, ma si aprirà un portone. E noi dobbiamo guadagnarcelo però questo ingresso in grande stile da quel portone. Allora vi dicevo, 722.555 sono stati i voti alle regionali. Adesso alle nazionali dobbiamo compiere uno sforzo maggiore, perché dobbiamo davvero mandare un messaggio a Roma di un popolo che non vuole più essere dimenticato. 1 milione di voti, perché sono 1 milione le ragioni per le quali noi vogliamo cominciare ad avere strade, infrastrutture, lavoro per i giovani, una sanità di qualità e tutte quelle cose che in questi anni i governi di Roma non ci hanno mai dato. Ma non perché ci devono fare le elemosine, ma perché ci spettano, perché abbiamo il diritto come popolo di avere le stesse cose che altre regioni hanno. E allora dobbiamo cominciare davvero a guardare a queste elezioni con grande fiducia, e dobbiamo lavorare ovviamente, perché nulla ci sarà regalato. Stamattina vi presenterò un paio di candidati all'uninominale. Come sapete, la bella intuizione per me del movimento è stata quella di aprire le candidature degli uninominali anche alla società civile. In alcune province, in alcuni collegi siamo riusciti a trovare delle persone che davvero sono straordinarie, eccellenze nei loro settori, ci sono medici, chirurghi, ci sono professionisti, ci sono ingegneri, ci sono imprenditori. In altri abbiamo invece preso i deputati uscenti, perché comunque hanno fatto un buon lavoro. E questa cosa è diventato un mix che secondo me può diventare vincente, perché stiamo lavorando territorialmente per far davvero diventare qualcosa di importante il movimento. Guardate bene, non è una cosa scontata che un professionista, che un imprenditore, che un grande manager si voglia candidare col movimento. Prima scappavano, e lo sapete bene per chi di voi fa parte del movimento da tanti anni, perché ci hanno sempre guardati in qualche modo come quelli che non erano in grado, quelli che non avevano le competenze, quelli che urlavano. Per cui gente che magari ha una storia professionale dice, io la mia faccia con questi non ce la metto proprio. E invece adesso, dopo anni dove abbiamo raccontato, dove ci siamo fatti conoscere, dove i nostri consiglieri comunali, i nostri sindaci, i nostri attivisti hanno davvero capillarmente fatto conoscere qual è invece la vera entità del movimento, finalmente queste persone sono cominciate ad avvicinare e ci hanno cominciato a mettere la faccia. Allora diventa
un momento di vanto, la possibilità di dire, caspita, c'è per professionisti che ci cercano per dire ci metto la faccia col movimento, questa è una cosa meravigliosa. E quindi tutto questo percorso qui va bene. Gli altri che stanno candidando invece? Perché è anche bello guardare chi c'è tra i nostri avversari. Tanto il fatto che io un po' invidio quelle parti della Sicilia dove si è candidata la Boschi. Come vorrei essere di quelle province. Abbiamo la grande opportunità di mandare un messaggio a questa gente che ha rovinato le nostre vite. La Boschi che si candida, Gentiloni che si candida, gente appena eletta all'Assemblea regionale che si candida di nuovo, Nicola D'Agostino, Luca San Martino, che si candidano di nuovo immediatamente dopo 3 mesi. Neanche li abbiamo eletti all'Assemblea regionale che già tradiscono il mandato dei cittadini per andarsi a candidare ad un'altra elezione. Questo succede nel centro-sinistra. Come vorrei essere in quelle province per vedere il loro funerale politico, per vedere come i cittadini li puniranno per quello che hanno fatto, perché il migliore giudizio sull'attività politica che possiamo esprimere su un sindaco, su un singolo politico o su una forza politica è non votarli, è votare altro. E questa è la cosa migliore, perché gli mandiamo un messaggio e diciamo avete fallito e quindi noi vi puniamo. Ogni diritto civico del cittadino che è quello di andare a votare. All'altra parte chi c'è invece? Ci sono 3 assessori della giunta di governo di Musumeci candidati, Vittorio Sgarbi, Maria Eppolito e Roberto La Galla, pagati con i soldi pubblici dei siciliani per risolvere i problemi della Sicilia e dei siciliani, e invece se ne vanno in giro a fare la campagna elettorale mentre ancora prendono lo stipendio da assessori. Questa è la grande rivoluzione, la Sicilia che doveva diventare bellissima è diventata invece la stessa Sicilia che c'era con Crocetta, perché Crocetta prendeva la segretaria e la nominava assessore, ve lo ricordate? Ma ieri mattina quello, il presidente Musumeci della discontinuità, ha preso la segretaria e l'ha nominata presidente del consorzio autostrade siciliano. Non è cambiato niente. Ma io ve lo raccontavo, ve lo dicevo, Musumeci è il Crocetta del centrodestra e non mi sbagliavo. Non mi sbagliavo. Quindi adesso continuiamo in questo modo, coscienti del fatto che quelle 2 forze politiche lì non se ne faranno guerra, perché la sinistra e la destra sono andati sempre a braccetto, e prova ne è che 2 assessori dell'ex governatore Crocetta, mi riferisco a Pistorio e a Ester Bonafede, oggi alle nazionali, sono candidati col centrodestra. Li dobbiamo conoscere i nostri avversari, li dobbiamo conoscere perché dobbiamo saperne parlare, perché oltre a portare il nostro attraverso i programmi, i 20 punti sulla qualità della vita degli italiani e tutto quello che c'è da dire di buono anche sui nostri candidati, dobbiamo anche conoscere bene il nostro avversario, perché dobbiamo capire che abbiamo di fronte, perché queste persone non si dimettono mai dalla vita politica, continuano sempre a riciclarsi. Come se fosse un circolo all'infinito. Solo noi possiamo scrivere la parola fine su certi atteggiamenti attraverso l'esercizio democratico del voto, ovviamente. Adesso vi presento i candidati all'uninominale che vi riguardano, perché sono quelli del vostro territorio. A 37 anni è di Ispica, portavoce uscente alla Camera per il Movimento 5 Stelle, è stata membro della Commissione Affari Sociali e della Commissione Monocamerale d'Inchiesta sul Sistema di Accoglienza, di Identificazione ed Espulsione, nonché sulle condizioni del trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. È candidata alla Camera per il collegio uninominale di Ragusa, Maria Lucia Loretice. Ha 66 anni, è un medico radiologo. Per 37 anni ha lavorato all'ASP di Siracusa, è stato primario di radiologia all'ospedale di Augusta. Da sempre si occupa di prevenzione secondaria, ha ricoperto incarichi di responsabile di programmi di screening del tumore alla mammella promossi dall'azienda sanitaria di Siracusa. È candidato al Senato e al collegio uninominale di Siracusa. Io lo chiamo Pino, Giuseppe Pisani. Io me lo immagino in questo modo. Il
primo ministro più giovane d'Europa, Luigi Di Maio. Buongiorno a tutti, io mi ripresento, sono Maria Lucia Lorefice, con molti magari ci conosciamo già perché sono comunque del territorio e ho avuto l'onore e il privilegio di essere candidata al collegio uninominale di Ragusa. Vivo questa esperienza con un grande senso di responsabilità. In questi anni abbiamo fatto tante battaglie dentro e fuori dal Parlamento, alcune probabilmente le ricorderete anche voi molto bene, penso a quella per la difesa della Costituzione, che significa difendere la nostra democrazia, significa difendere il nostro Paese. Mi sono occupata soprattutto delle tematiche attinenti alle commissioni delle quali ho fatto parte, quindi di sanità, di politiche sociali, con particolare attenzione alla disabilità. Di immigrazione, ma se c'è una cosa che contraddistingue i portavoce del Movimento 5 Stelle che non hanno mai fatto venire meno il rapporto costante col territorio, e questo è stato possibile grazie ai cittadini che ci hanno fatto tantissime segnalazioni, che ci hanno sottoposto problemi con i quali abbiamo cercato delle soluzioni. Quindi se c'è intanto una differenza che contraddistingue noi dagli altri è questa: magari gli altri vengono da voi per cercarvi il voto perché hanno uno scopo ben preciso, noi sappiamo qual è il nostro ruolo, è quello di lavorare per voi perché siamo vostri dipendenti all'interno delle istituzioni. Io non ho molto tempo, però ci tenevo a precisare una cosa: sono davvero onorata che stamattina Luigi sia qui a Scicli, perché credo che sia davvero il luogo simbolo dell'intera provincia di Ragusa, perché Scicli, come gli altri comuni del nostro libero consorzio, è la città delle contraddizioni, mi permetto di dire, perché da una parte è patrimonio UNESCO, e quindi si è contraddistinta per le sue bellezze naturalistiche, culturali, paesaggistiche, artistiche. Dall'altra parte però è il simbolo di quello che la cattiva politica purtroppo ha saputo fare. Da più di un anno si parla della questione ACIF, che è un impianto di rifiuti che verrà ampliato e verrà destinato a rifiuti tossici. La cittadinanza, ma mi permetto di dire anche i cittadini dei comuni vicini, hanno detto chiaramente il loro no a questo ampliamento, perché la cosa che dobbiamo tutelare è la salute innanzitutto. Naturalmente nessuno mette in discussione un'ordinanza, lungi da me o da noi fare questo, però credo che la politica debba avere come obiettivo principale quello di difendere la salute dei cittadini, ed è questo che i cittadini vogliono e per questo che i cittadini hanno manifestato. Ma questo purtroppo è uno dei tanti problemi che caratterizzano il nostro territorio. Tu hai avuto modo di conoscere anche tutta la Sicilia, quindi conosci bene i pregi e anche quegli aspetti che sicuramente andrebbero migliorati: i rifiuti, la situazione sanitaria, che anche questa è molto delicata nella nostra provincia, la situazione agricola. Faccio solo un esempio: l'agricoltura, la crisi agricola ha fatto sì che nella nostra provincia ci fossero il maggior numero di pignoramenti, migliaia di pignoramenti solo nella nostra provincia. Allora, io credo che noi ci meritiamo sicuramente qualcosa di diverso, e questo parte innanzitutto dalla classe politica che noi decidiamo di mettere al governo. Quindi mi auguro che il 4 marzo ognuno di noi, consapevole dello stato nel quale ci troviamo, ma anche consapevole che dobbiamo aspirare a qualcosa di meglio per il nostro futuro, voti innanzitutto, e voti questa volta bene. Io concludo con queste tre parole: partecipa, scegli, cambia. Non è solamente un motto, ma è davvero un invito fatto a ciascuno di noi. Se davvero vogliamo cambiare il nostro paese, se davvero vogliamo un futuro migliore per le generazioni che verranno, ognuno di noi deve partecipare, deve scegliere consapevolmente, soprattutto liberamente, e cambiare, e possiamo farlo insieme. Grazie. Buongiorno, sono Pino Pisani, sono medico, sono fiero, veramente fiero e onorato di poter rappresentare le istanze della terra in cui sono nato e quella della terra in cui vivo. Il collegio uninominale comprende infatti Siracusa e Ragusa, io l'ho già detto, così come ho detto e come ho ringraziato
pubblicamente Giancarlo e Luigi per la loro scelta. Sono onorato e fiero anche di questa scelta. Sono un po' emozionato, perdonatemi, perché... parlare davanti a voi della mia terra è qualcosa di indicibile. Io mi occupo, come ha detto Giancarlo, sono un medico che si è occupato per tanti anni di prevenzione. Prevenzione ovviamente oncologica. Mi occupo pertanto di tematiche sanitarie, di tematiche anche ambientali, che sono molto, molto cogenti entrambe. E sono entrambe correlate, perché salute e ambiente sono un binomio inscindibile. Tutto ciò che l'uomo fa si ripercuote negativamente sull'ambiente, inevitabilmente si ripercuote sulla salute sua, sulla sua salute. Se noi roviniamo, se noi intacchiamo l'ambiente, se noi contaminiamo l'ambiente, abbiamo un ritorno purtroppo in termini di malattie. Questo lo dimostrano le statistiche a livello mondiale, a livello globale. Nei paesi maggiormente inquinati c'è il maggior numero di malattie, l'incidenza di malattie degenerative e di malattie oncologiche. E questo avviene anche da noi, i nostri territori, il territorio di Siracusa, il territorio di Ragusa, il vostro territorio è purtroppo sede di insediamento di scariche, di piattaforme di rifiuti pericolose. Noi abbiamo addirittura un polo industriale, un petrolchimico, il più grosso d'Europa, che insieme a tutti gli altri stabilimenti ha contaminato, ha inquinato. E da noi già le evidenze statistiche di un incremento della incidenza di malattie degenerative neurologiche, vascolari, delle malattie oncologiche è accertato da diverso tempo. Noi ci battiamo per una politica ambientale che sia completamente diversa. Io mi impegno a promuovere tutto il programma, perché accetto, tra l'altro l'ho anche votato ovviamente sulla piattaforma, tutto il programma del movimento riguardo l'ambiente, riguardo per il trattamento ovviamente dei rifiuti, riguardo la presenza una maggiore frequenza dei controlli nelle sedi istituzionali quando si rilasciano le autorizzazioni ai signori. Che una cosa che volevo dire: dovete sapere che per le autorizzazioni alle varie attività produttive, siano industriali più o meno piccole, fino ad oggi non c'è una valutazione di impatto sulla salute degli uomini che vivono in quel territorio. Cioè le autorizzazioni vengono date sulla scorta di una dichiarazione del richiedente, valutata ovviamente da una commissione tecnica, ma senza che ci sia poi una valutazione di impatto sulla salute e né tantomeno una valutazione, diciamo, complessiva sulla flora, sulla fauna. E questo è semplicemente, questo noi lo chiediamo da tempo, chiediamo che ci sia anche una valutazione di impatto, chiediamo che ci siano anche dei controlli più stringenti. Potrei parlare anche di tanti altri aspetti dell'ambiente, di tematiche sanitarie. Voi vivete qui una realtà che è un po' peggio della nostra, con l'ospedale che è stato fortissimamente ridimensionato. Io mi ricordo questo ospedale negli anni passati, mi ricordo veramente la funzionalità, i servizi che riusciva ad offrire, però per opera di una logica assolutamente dissennata che io, da medico, da cittadino, da attivista, non condivido assolutamente, cioè di una riduzione dei posti letto. Poi dovete sapere che noi in Italia abbiamo 330 posti letto ogni 1000 abitanti, in Germania ce ne sono 830 posti letto. Cioè vorrei capire per quale motivo noi abbiamo dovuto subire questo taglio trasversale di posti letto, questa riduzione dell'assistenza, e altre nazioni non l'hanno fatto, eppure siamo costretti ancora a pagare un grave tributo. Io mi impegno per il... finisco qui perché sarò breve, perché vengono riviste, perché venga attuato il nostro programma in tema di sanità, tra i quali il primo punto, se lo andate a leggere, è la scissione della governance sanitaria dalla politica. Cioè non devono esserci assolutamente politici che governano la sanità, così come devono esserci tecnici, devono esserci competenti, devono essere persone. Dobbiamo fare una domanda. Dopo.
devono esserci persone non al soldo, ovviamente, e non messi lì dal politico di turno. Così come chiediamo una maggiore trasparenza della gestione della sanità. Ma lascio subito il microfono a Luigi, vi ringrazio. Scusate. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Grazie a Giancarlo e a tutti gli attivisti che stanno organizzando questi eventi. Per me è veramente un piacere essere tornato in Sicilia dopo i 3 mesi di campagna che abbiamo fatto. Dei 3 mesi che sono stati incoraggianti, perché noi li abbiamo visti di tutti i colori. Io quello che ho visto qui in campagna sono la provincia di Napoli, quindi non è che mi scandalizzi delle dinamiche elettorali, ma quello che abbiamo visto qui in quei 3 mesi tra impresentabili, voto di scambio, voti presi nelle case di cura, di tutto hanno fatto per provare a batterci, e nonostante tutto, nelle peggiori condizioni politiche, abbiamo ottenuto il 35%, che è un dato che ci deve far pensare che qualsiasi risultato a livello nazionale è possibile, anche perché le condizioni politiche a livello nazionale, almeno dal punto di vista di quelle dinamiche, sono più diluite, perché non si intensificano come si sono intensificate nella campagna elettorale delle siciliane. Vi voglio dire una cosa: io sono molto fiducioso per il 4 marzo, proprio perché leggendo i giornali ormai siamo il titolo di apertura di ogni giornale, ogni giorno, siamo sempre costantemente attaccati da quei gruppi editoriali che sanno benissimo che se andiamo noi al governo gli tagliamo i finanziamenti pubblici e finalmente cominciamo a stabilire un po' di meritocrazia. E hanno ragione anche ad aver paura, perché siamo la prima forza politica del paese, lo siamo già oggi con il 30% e possiamo arrivare a qualsiasi risultato. Avevano fatto una legge elettorale contro di noi per provare a mettersi insieme il giorno dopo le elezioni, ma gli è andata male, perché il Partito Democratico sta crollando a picco, intorno al 20%, e Berlusconi ha un partito del 15%, del 16%. Questi numeri faranno in modo che non possano mettersi insieme il giorno dopo le elezioni, e questo li spaventa. Più il Movimento prenderà consensi, più potrà o governare da solo o sarà comunque il perno della prossima legislatura, perché da noi dovranno venire per formare un governo. Non hanno più gli incastri per mettersi insieme. Questo è il vero motivo per cui sono nel panico. E allora ogni mattina, con le persone che lavorano con me, che girano tutta Italia nel pulmino insieme a me, passiamo in rassegna le agenzie di stampa e vediamo chi per primo ci ha attaccato, sapendo che nelle prime 12 ore della giornata Renzi, Berlusconi, Grasso, Sgarbi o chi altro avrà sicuramente fatto un attacco contro di me o contro il Movimento. Ormai è costante, ma questo ci deve incoraggiare. Io sono veramente sereno e tranquillo, perché so benissimo che finché ci saranno questi attacchi stiamo crescendo nei sondaggi, finché ci saranno questi attacchi stiamo crescendo nei consensi, e noi dobbiamo avere il dovere, sentire il dovere di raccontare a più italiani possibile, non loro quanto siano indecenti e impresentabili, ma il nostro piano per l'Italia, che abbiamo chiamato 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Questo non è un programma di destra o di sinistra, non è un programma liberale, comunista o socialista, questo è un programma per migliorare la vostra qualità della vita, perché non è detto che in Italia si aumenta l'indice dell'occupazione o l'indice del PIL, la vostra vita migliori. Quante volte avete sentito dire la disoccupazione giovanile sta calando, la disoccupazione sta calando, il PIL sta andando a gonfie vele, quindi gli italiani stanno meglio? E voi vi dicevate: ma a me non risulta, la mia famiglia non se la passa meglio, anzi dicono che aumentano i contratti di lavoro, ma a mio figlio hanno fatto un contratto da un giorno o da un mese o da una settimana. Dicono che aumenta l'occupazione, ma in realtà si
semplicemente mio padre, che è stato licenziato a 60 anni, ha trovato un lavoro a 62 per la Fornero, deve aspettare forse 67 se gli va bene, e dicono che sta aumentando il lavoro, sta aumentando il PIL, ma nel PIL c'è il traffico di droga e la prostituzione calcolato, quindi se aumentano quelli aumenta anche il PIL. Ora, quello che vi sto dicendo non è per fare come lo definiscono il gufo, no? Che dice che le cose non stanno andando bene, no, voglio dirvi che quegli indici stanno scoraggiando troppe persone e quindi dobbiamo maneggiarli con cura, perché tanti ragazzi in Italia mi chiamano, soprattutto del sud, e mi dicono: ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro, visto che il TG ogni giorno dice che la disoccupazione giovanile sta calando? A quei ragazzi dovete dire, o voglio dire qui, che la disoccupazione giovanile si calcola tra chi sta cercando lavoro e chi lo trova. Chi non lo trova è il disoccupato giovanile. Ma se io me ne vado all'estero come giovane, o smetto di cercarlo perché sono caduto in depressione, ho perso le speranze, la disoccupazione giovanile scende perché io esco dal calcolo. Ed è per questo che sta scendendo. E l'occupazione, dicono che sta crescendo. Stanno crescendo i contratti, soprattutto degli over 55, cioè delle vittime della Fornero, che dovevano andare in pensione, invece adesso si devono cercare un lavoro, magari qualcuno lo trova a meno ore del suo vecchio lavoro, e per questo dicono che l'occupazione sta aumentando, cioè non ti danno l'opportunità di andare in pensione, devi lavorare di più, quindi ti trovi un lavoro, ma tu dovevi andare in pensione e l'occupazione cresce. Ma stanno aumentando i contratti, non le ore di lavoro. Mancano 1 miliardo di ore di lavoro all'appello dai periodi pre-crisi. Aumentano i contratti, ma con meno ore di lavoro. E il 33% dei contratti interinali in Italia dura un giorno. Di che stiamo parlando? Ma che lavoro è? Questo non è lavoro. Questo è semplicemente il nuovo schiavismo spacciato per flessibilità, spacciato per mercato liberale. Non c'entra niente. I paesi più liberali d'Europa, come l'Inghilterra, quando perdi il posto di lavoro, ti danno un reddito e ti chiedono di formarti per un altro lavoro che ti proporranno alla fine del percorso di formazione. E intanto ti chiedono dei lavori di pubblica utilità mentre ti corrispondono il sostegno al reddito. Questo strumento si chiama reddito di cittadinanza per noi. E non è uno strumento per dare i soldi a qualcuno senza fargli fare nulla. È uno strumento che permette a chi viene espulso dal mondo del lavoro a 50 o 60 anni non di sentirsi dire trovati un altro lavoro, ma vieni con me, ti formo per i lavori che stanno arrivando e che mi servono, intanto ti do un reddito. Questo è il lavoro, è lo Stato che si prende cura di te per reinserirti lavorativamente. Ma altrimenti mi dovreste spiegare perché aumenta il PIL ma aumenta anche il numero di poveri. Siamo a 10,5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà relativa. 13 milioni di italiani non riescono a curarsi per difficoltà economiche. A che serve dire che l'economia sta andando meglio se le ricchezze non si distribuiscono a chi è in difficoltà? E non sto facendo un discorso da non liberale, perché per me non c'è niente di male essere ricchi, ma dobbiamo metterci in testa che uno Stato che veramente vuole rilanciare la propria economia deve aiutare le fasce più deboli, altrimenti la domanda interna per le imprese, per i negozi, per le aziende non c'è. Ed è anche per questo che tante aziende stanno andando ad esportare all'estero, perché non c'è più domanda interna. E lo sapete chi sono i nuovi poveri? Prima di tutto i pensionati. Se andate alle mense che aiutano le persone in difficoltà distribuendo pasti, vi diranno che in alcune zone d'Italia il 70% degli italiani che va lì sono pensionati. Perché questo è un paese incivile che distribuisce pensioni sotto la soglia di povertà. Eroghiamo pensioni minime a meno della soglia di povertà certificata dall'Europa, che è 780 euro al mese. Allora noi vogliamo far diventare di nuovo l'Italia un paese civile e quindi non ci sarà mai più una pensione minima sotto i 780 euro. E tutto questo, il reddito di cittadinanza di prima e la pensione di cittadinanza, come la chiamiamo, che vi ho appena illustrato, è in un'unica legge che costa 17 miliardi di euro il primo anno, 14 miliardi di euro il secondo anno e poi comincia a calare perché reinseriamo lavorativamente le persone. Voi direte: da dove li prendete i soldi? Io vi faccio presente che nello stesso anno in cui ci dicevano che non c'erano 17 miliardi di euro per fare questo,
hanno trovato 20 miliardi di euro per salvare le banche e 20 miliardi di euro per fare il Jobs Act, che ha reso ancora più precaria la vita dei lavoratori italiani. E il bello è che quelli che hanno trovato 40 miliardi nel giro di un anno e mezzo sono quelli che si definiscono di sinistra, quelli che dovevano aiutare i lavoratori che hanno abolito l'articolo 18, quelli che dovevano aiutare i risparmiatori e hanno salvato i banchieri, non i risparmiatori, con miliardi di euro dei vostri soldi. E non c'è nulla di male a salvare le banche se ci sono dentro i soldi degli italiani. Ma se io metto soldi degli italiani in una banca per salvare i soldi degli italiani, la banca diventa degli italiani, non la lascio in mano a quelli che l'hanno ridotta in quelle condizioni. E vale anche per le famiglie. Quanta gente nella politica degli ultimi 20 anni ha parlato di famiglia, famiglia, aiutiamo le famiglie, gli scontri ideologici su quale famiglia, il Family Day, tutti i politici schierati lì a fare il Family Day. Ma lo sanno, lo hanno capito che siamo l'ultimo paese in Europa per nascite. Siamo il paese che, se continua ad invecchiare così, nel 2050 sarà il terzo paese più anziano del mondo, se continuiamo così. E si sono chiesti perché? Perché non abbiamo voglia di fare figli? No. Nel 2015 c'è uno studio che ci spiega come l'Italia sia il primo paese per voglia di fare figli in Europa, ma l'ultimo che ne fa. Qual è il primo paese che fa figli in Europa? La Francia. C'è una ragione particolare che attiene alla natura dei francesi, che hanno voglia di fare figli in particolare rispetto a noi? No. Semplicemente in Francia, quando ti nasce un figlio, fino al terzo figlio, lo Stato, che investe il 2,5% del PIL nel welfare familiare, ti rimborsa asili nido, pannolini, babysitter, ti dà un assegno di istruzione per tuo figlio, un assegno di mantenimento fino al terzo figlio e ti dà una corsia preferenziale per avere a che fare con la sanità, con l'istruzione e con la pubblica amministrazione. Allora i figli sono un atto d'amore, ma io, proprio perché voglio metterli al mondo per amore, voglio assicurarmi che lo Stato mi stia vicino nei primi anni d'età, quando gli devo assicurare una serenità nella propria vita. Ed è questo che ha bloccato tutto: contratti precari, incertezza del futuro, banche che non concedono mutui o prestiti a nessuno più, a meno che tu non stia già bene economicamente, a quel punto non ti serve, e assenza di politiche familiari. Ora, questo pacchetto che vi ho descritto è un pacchetto che noi vogliamo portare in Italia: reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, aiuti alle famiglie che fanno figli. Possiamo tornare ad essere uno dei primi paesi per nascita. E non mi rassegno all'idea, guardate che non è prima gli italiani, prima gli immigrati, non c'entra niente. Io non mi rassegno a quella risposta che mi danno tutti quando io dico siamo l'ultimo paese per nascita in Italia, e mi rispondono ed è per questo che dobbiamo favorire l'immigrazione. Ma gli immigrati non sono una chioccia che deve fare figli per mettere in equilibrio il nostro sistema economico. Noi dobbiamo favorire le famiglie italiane che fanno figli, e poi se dovremo accogliere migranti perché vengono da zone di guerra lo faremo, ma non li useremo per potenziare il numero di bambini che ci sono in Italia. È un discorso razzista quello che si fa quando si discute in questi termini. Loro sono i razzisti. Allora, questo pacchetto quanto costa? Io prima di tutto vi dico una cosa: non mi interessa quanto costa, sono la priorità per me, per migliorare la vostra qualità della vita. Quanto costa non deve essere una domanda riferita alle priorità per voi. Quanto costa al massimo è una domanda che ci dobbiamo fare sulla Camera dei Deputati, che costa 1 miliardo di euro all'anno, sul Senato della Repubblica, che costa 500 milioni di euro all'anno, sui ministeri, che costano decine di miliardi di euro. Lì ci dobbiamo fare la domanda quanto costa e quanto dobbiamo tagliare. Ma tutti i soldi che possiamo recuperare li dobbiamo mettere su queste misure. E le misure sostanzialmente sono tre per recuperare soldi. La prima si chiama Spending Review. Per anni hanno nominato commissari alla Spending Review, che avete pagato un botto di soldi, ci hanno fatto tutti gli studi. Questi signori, professori universitari, andavano dal Presidente del Consiglio e gli dicevano: guarda, ho trovato dove andare a recuperare 30 miliardi sugli oltre 800 miliardi di euro del bilancio dello Stato. E loro avevano di fronte un Presidente del Consiglio che gli diceva: è vero, qui possiamo tagliare delle 8.000 società partecipate, ne possiamo tagliare 6.000, accorpiamo i consigli d'amministrazione, non licenziamo i dipendenti, li mettiamo a lavorare sui fronti che ci servono. Però io come faccio?
a eliminare 6.000 partecipate. Poi il sindaco del mio partito chi lo sente? È il presidente di regione del mio partito chi lo sente? Che ha piazzato gente nei consigli di amministrazione per 20 anni e mi ha fatto avere i voti. E così succedeva che invece di eliminare gli enti inutili si eliminava il commissario alla spending review. E questo balletto è andato avanti per anni. Ora io vi dico, quei 30 miliardi voglio andarmeli a prendere, perché non sono 30 miliardi che stanno andando alle persone in difficoltà o alle persone che lavorano, sono 30 miliardi di euro che stanno andando ad una elite privilegiata di questo paese che prende appalti ingiustamente, che assume gente nei consigli di amministrazione senza alcun merito, mettendoci le loro persone, come Musumeci che nomina la segretaria a capo del Consorzio Autostrade Siciliano, una notizia di qualche giorno fa, e che soprattutto in questi anni hanno continuato ad accumulare ricchezze diventando l'1% degli italiani che possiede il 25% della ricchezza nazionale. Perché in Italia l'1% degli italiani possiede un quarto della ricchezza nazionale. Allora io voglio governare per tutto l'altro 99%, che sono ricchi, meno ricchi, persone in difficoltà. Quelli non sono i ricchi, quell'1%, sono i favoriti, sono i privilegiati, sono le elite che hanno avuto favori dalla politica e che hanno finanziato la politica in questi anni. Allora se veramente ci ritroveremo, quando ci ritroveremo, lo deciderete voi, al governo, avvieremo seriamente la spending review e cominceremo a recuperare soldi, ma non solo da lì. In Italia ci sono detrazioni fiscali per piattaforme petrolifere e centrali a carbone che valgono 16 miliardi di euro all'anno. Ora, è chiaro, l'Italia è un paese che non ha sole, non ha vento, non ha geotermico e quindi deve mettere 16 miliardi di euro nel carbone e nel petrolio, no? Normale, perciò ci mettiamo 16 miliardi di euro in quei sistemi lì. Io non credo che sia così e dobbiamo fare esattamente il contrario, rilanciare l'edilizia e rilanciare le università intorno alle energie rinnovabili, ma non farlo con distese di campi di fotovoltaico eolico per creare milioni di kilowattori, non è questo il punto. Noi dobbiamo cominciare a entrare nell'ottica che non ci serve una distesa di eolico di fotovoltaico che crei 1 milione di kilowatt, ma 1 milione di cittadini che sulla propria casa crei 1 kilowatt a testa con pannelli, microeolico e geotermico. Per fare questo io vi devo mettere in condizione come governo di farvi ristrutturare la vostra casa energeticamente. Voi dovete abbassare i consumi della vostra casa, ma non riducendo i consumi, ma riducendo la dispersione termica e cambiando una serie di strumenti che utilizzate come elettrodomestici, come cucine. Ma questo non lo potete fare con le vostre risorse, è lo Stato che deve incentivare questo genere di ristrutturazioni energetiche. Oggi come lo fa lo Stato? Con l'ecobonus, che è una detrazione che se ti va bene, quello sconto che ti dà lo Stato, lo ammortizzi su 10 anni di pensione o su 10 anni di stipendio. Sono le famose detrazioni che non stanno permettendo a voi di ammortizzare i costi e a noi come Stato di ridurre la richiesta di energia, perché se abbassate i consumi riducete anche la richiesta di energia e quindi noi possiamo andare verso le rinnovabili più velocemente, perché non ci serviranno più mega centrali a carbone come ci sono oggi. Bene, noi ci siamo inventati un meccanismo che si chiama certificato di credito fiscale. Voi avete diritto come cittadini al 50% di detrazione sulla ristrutturazione della vostra casa, ma invece di prendere quel 50% e ammortizzarlo per anni sul vostro stipendio, sul pagamento delle tasse e così via, ve lo diamo sotto forma di certificato. L'Agenzia delle Entrate vi rilascia un certificato, voi chiamate l'impresa dell'edilizia, così rilanciamo l'edilizia che ha sempre portato dietro di sé tutta l'economia italiana, poi si è fermata perché ci eravamo messi in testa di costruire sempre ex novo, sempre ex novo, invece dobbiamo ristrutturare l'esistente per rilanciare l'edilizia. Voi chiamate l'azienda, metà la pagate con i vostri soldi e l'altra metà la pagate col certificato. L'azienda va in banca, monetizza il certificato, quindi prende i soldi, la banca trattiene un 5-10% e ammortizza lei per 10 anni quello che era chiesto a voi di ammortizzare per 10 anni con le detrazioni. Voi avete subito i soldi, subito lo sconto e potete fare la ristrutturazione. Rilanciamo l'edilizia, abbassate i consumi e a noi permettete di fare una politica a lungo termine per passare dai carbon fossili alle rinnovabili, e così ci prendiamo quei 16 miliardi e li reinvestiamo come serve. E un'altra cosa ve la voglio dire: qualora dovessero finire i soldi della spending review
qualora dovessero finire i soldi delle detrazioni che si danno al petrolio e al carbone, ricordatevi sempre e ricordiamoci sempre che la Spagna e la Francia hanno finanziato le politiche alla famiglia di cui vi parlavo, o l'abbassamento del costo del lavoro, che significa che un datore di lavoro in Spagna, quando assume un dipendente a 1.300 euro al mese, gli costa 300 euro. Chiedete ai datori di lavoro qui in Italia, quando assumono un dipendente a 1.300 euro netti, quanto gli costa? Il doppio. Bene, sia la Spagna che la Francia questi tipi di politiche le hanno finanziate sforando i parametri europei, superando il famoso 3%, finanziandoli in deficit, e il bello è che non hanno aumentato il debito pubblico, perché il ragionamento è sempre lo stesso. Io prendo un po' di soldi dal deficit, li metto in delle politiche che fanno crescere l'economia, l'economia cresce, il gettito dello Stato aumenta e con quei soldi ripago il debito e finanzio in maniera strutturale la misura. L'hanno fatto gli americani 3 mesi fa abbassando le tasse sulle imprese al 15%, lo ha fatto la Spagna 3 anni fa abbassando il costo del lavoro alle imprese, lo ha fatto la Francia per una vita finanziando pannolini, babysitter, asili nido e tutto quello che vi ho detto alle famiglie francesi. Mentre noi qui continuiamo a restare bloccati dei parametri perché ci dicono che il debito pubblico è troppo alto. Ma io vi voglio fare una domanda: restando in quei parametri, il debito pubblico lo abbiamo ridotto o è aumentato in questi anni? Mi pare che sia aumentato, che segni nuovi record ogni settimana. Allora è questa la ricetta, forse, che dobbiamo pure cominciare a prendere un po' di risorse fresche e metterle nell'economia. Solo che è chiaro che in questi anni in Europa siamo andati a chiedere i soldi con dei presidenti del Consiglio che avevano un po' di flessibilità e la mettevano nei bonus elettorali. Ed è chiaro che se prendi quei soldi e li metti nei bonus elettorali, l'economia non ne risente positivamente, tu il debito non lo puoi ripagare. Quindi con l'Europa dobbiamo avere un rapporto franco, ma anche serio. È vero che gli dobbiamo dire e farci sentire, questa è un'area, anche questa grande vocazione agricola. Noi dobbiamo proteggere il nostro Made in Italy, il nostro agroalimentare. Per proteggerlo dobbiamo dire una cosa all'Unione Europea: o proteggete i nostri agricoltori, le nostre aziende di trasformazione, oppure noi una parte dei 20 miliardi di euro che vi diamo ogni anno ce li teniamo e li utilizziamo per aiutare le nostre imprese massacrate dal CETA, dal TTIP, dal MES China e da tutti i trattati che stavate per approvare o avete approvato. Ma qualora dovessero ascoltarci, allora dobbiamo pure cominciare a giocarla questa partita. Lo sapete il Parlamento europeo quanti funzionari ha a Bruxelles? 45. Il Parlamento italiano ne ha 2 e uno sta andando in pensione. È logico che non abbiamo neanche i giocatori schierati in campo. Se non li abbiamo schierati in campo non potremo mai vincerla la partita. E alla fine tutte le politiche europee sono state progettate sulle imprese francesi e tedesche. Le piccole imprese francesi e tedesche hanno 90 dipendenti, le nostre imprese in Italia, il 95% delle imprese in Italia ha 15 dipendenti, ed è per questo che siamo fuori dai radar di tutte le politiche europee, parametri per l'accesso al credito, trattati, regolamenti, siamo sempre schiacciati dalla burocrazia, perché l'Unione Europea progetta burocrazia per imprese da 90, non da 15. Ed è questo che dobbiamo cambiare, ma lo dobbiamo cambiare andando lì seriamente, dialogando con gli altri paesi, anche perché quei paesi che ci guardavano dall'alto verso il basso adesso non riescono a fare un governo da 120 giorni, come sta succedendo in Germania. Si è votato 120 giorni fa e ancora devono fare un governo. La Francia, i partiti che ci hanno sempre dovuto insegnare la politica agricola comunitaria sono scomparsi, Macron li ha ridotti ai minimi termini. La Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza, ed è anche per questo che ho cambiato un po' quello che era l'atteggiamento verso l'euro e l'Europa del movimento, perché questo è il momento in cui l'Italia è molto più forte di tanti altri paesi. Però ci serve una classe politica che invece di andare lì a elemosinare vada a rappresentare il paese che è la seconda forza manifatturiera d'Europa e la prima per export in Europa. E non lo dobbiamo ai politici, lo dobbiamo ai nostri imprenditori e ai loro dipendenti che, nonostante il 70% di tassazione e i livelli di burocrazia, ci hanno fatto diventare grandi nel mondo. E a loro che dico grazie, non a quelli che se ne vantano a Roma, a loro dico grazie per i risultati che hanno ottenuto nonostante tutto. Io sono convinto di una cosa, e con questo voglio andare verso la conclusione, che poi ci avviamo anche verso Caltanissetta e poi prenderò un traghetto stanotte per andare in Sardegna e domani saremo in Sardegna. Io sono convinto che non esistano persone superiori, non esistono superuomini o uomini soli al comando,
e il movimento non è fatto da esseri superiori. Le persone che abbiamo coinvolto nei collegi uninominali, tra cui quelle che vedete alle mie spalle, ce ne sono tantissime in tutta Italia, eccellenze di tutti i tipi. Abbiamo due medaglie d'oro olimpiche, tra cui Fioravanti, Domenico Fioravanti, che è stata una medaglia olimpica alle Olimpiadi di nuoto. Abbiamo con noi eccellenze della chirurgia, della cardiochirurgia, il primo chirurgo che ha fatto un trapianto di cuore artificiale in Europa è candidato con noi, imprenditori, agricoltori, c'è tanta gente, ognuno eccellenza, ricercatori del CNR, ognuno eccellenza del suo mondo. Ci hanno detto che con noi non voleva stare nessuno, Gianluigi Paragone che ha diretto la gabbia sulla 7 per anni, il nostro capolista barese, Gregorio De Falco, il comandante dell'episodio della tragedia della Costa Concordia, lo ricorderete, quello che il re d'Arguì Schettino è candidato con noi a Livorno, Emilio Carelli che ha fondato il TGcom, il TG5, Sky TG24 è candidato con noi a Roma. Ci sono eccellenze in tutta Italia che si sono fatte avanti, ma io non vengo a dirvi che per questo siamo superiori agli altri, non mi permetterei mai. Io so solo che in questi anni abbiamo cercato di darvi e di darci delle garanzie per cui chi veniva eletto con il movimento entrava nelle istituzioni per lavorare per voi e non per se stesso. Perché quando si entra nelle istituzioni si lavora per quelli fuori dalle istituzioni, non per quelli dentro. E per farlo abbiamo messo a punto delle regole che abbiamo inasprito anche all'interno del nuovo statuto che abbiamo presentato al Ministero dell'Interno per presentarci alle elezioni. La regola dei due mandati è una regola sacrosanta. La politica deve essere a tempo determinato perché deve avere un tempo determinato per raggiungere gli obiettivi. Se non li raggiunge, se ne deve tornare a casa, perché non siamo lì dentro per fare la beneficenza a qualche parlamentare. Come non è una regola da poco dire che da noi ti puoi candidare solo nel collegio dove sei residente. Non è uno scherzo dire che ti candidi dove conosci il territorio, perché tu devi conoscere il territorio per entrare in Parlamento e rappresentare le sue istanze, anche perché l'Italia a volte è 20 Italie, 20 regioni diverse, 20 Italie diverse, e ognuno che rappresenta un territorio lo deve rappresentare davvero. Ed è per questo che per me è veramente assurdo che sono un mese ormai, no, diciamo un paio di settimane che giro l'Italia e ovunque io vada trovo la Boschi candidata. Cioè, da Bolzano a Siracusa ieri trovo la Boschi candidata, anche tu hai candidato, perfetto. Io non avevo idea di come si potesse paracadutare una persona ovunque tranne che nel suo territorio, Arezzo, dove ha fatto quello che ha fatto con le sue banche. Come dall'altra parte è veramente assurdo immaginare che quando i partiti dicono ho candidato una persona nel territorio, nella mia campagna hanno candidato come capolista uno che si chiama Luigi Cesaro, è stato l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo negli anni 80, è sotto processo ed è uno che in questo momento è il capolista del centrodestra in Campania. Come veramente, io sono rimasto allibito, si chiama Gigina la Corpetta al secolo, e questa, come Giancarlo ieri quando sono arrivato, perché veramente io e Giancarlo non ci vediamo da un sacco di tempo, abbiamo passato 3 mesi insieme, diciamo sempre siamo diventati una coppia di fatto in quei 3 mesi, per quanto tempo abbiamo passato insieme a fare la campagna. Poi quando ci siamo rivisti ho detto ma quello là che era candidato che fine ha fatto? No, è diventato assessore. Quello lì che era candidato, no, l'hanno fatto assessore, quell'altro l'hanno fatto assessore. Poi ho visto le liste delle politiche e ho detto, ma questo è l'assessore, che è candidato anche in Parlamento, cioè 100 giorni da assessore già se ne vuole andare, dopo che ha chiesto i voti ai siciliani per farsi eleggere all'Assemblea regionale siciliana. E infatti questo da noi non si può fare. La regola dice che non ti puoi dimettere e candidarti da un'altra parte, noi non ti candidiamo, perché se i cittadini ti hanno eletto in un'istituzione, ti fai 5 anni lì e vediamo quanto vali lì dentro, non è che salti di poltrona in poltrona. E infine, un'altra regola, che è quella dei soldi. Noi abbiamo sempre avuto regole molto ferree sui soldi, e io ve lo assicuro, guardate, adesso a settembre sono stato votato dal Movimento come capo politico del Movimento, che è semplicemente una funzione che serve a gestire una forza politica che oggi è la prima forza politica e conta migliaia di eletti in tutta Italia, 46 sindaci.
Lo faccio sempre insieme a Beppe, che resta il garante del movimento. La regola sui soldi è quella su cui non dobbiamo mai transigere. Dobbiamo essere intransigenti quando diciamo che i nostri eletti si devono tagliare lo stipendio, che devono rinunciare al vitalizio, devono rinunciare ai doppi stipendi, alle pensioni d'oro, al TFR, perché sono i soldi che cambiano il volto delle persone e cambiano anche gli animi umani più belli e li possono corrompere. E noi in questi anni abbiamo tenuto fede a questa promessa. A noi si applica la legge Fornero, non si applica il vitalizio, abbiamo rinunciato al vitalizio, anche se la legge ci permetteva di prenderci una pensione. A 31 anni non ho speranze di avere una pensione oggi, per come stanno le cose, la mia generazione. Potevo prendermelo il vitalizio e non l'ho fatto. Abbiamo rinunciato alla metà del nostro stipendio, abbiamo rinunciato solo come parlamentari a 21 milioni di euro. Io da vicepresidente della Camera non ho mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, il mio doppio stipendio, il mio doppio rimborso. Ed è l'orgoglio dei miei 5 anni, perché voltandomi indietro, anche tra 30 anni, potrò sempre dire di aver tenuto fede alle promesse che avevo fatto agli italiani. E questo mi dà la forza di andare sempre a testa alta. E se ci sarà, voglio dire una cosa, se ci sarà tra di noi qualcuno che sbaglierà o qualcuno che non vorrà osservare queste regole, ricordatevi sempre che sbagliare è concesso, ma nel movimento non ci puoi stare più, perché se tu non rispetti le regole, quelle regole allora devono rispettare gli elettori che ci hanno votato e dirti vai fuori, non ci stai più. Questo è molto importante, perché vale anche per avere la credibilità per dire agli altri che dovrebbero cominciare ad imitarci, che dovrebbero cominciare a fare un po' come facciamo noi, ma non per spirito di superiorità, per carità. È quello che abbiamo sempre chiesto per anni, quando io prima di entrare in Parlamento, ma anche prima di entrare nel movimento, li vedevo quei signori che nei talk dicevano bisognerebbe fare una regola per diminuire i costi della politica, ma intanto che c'è la legge mi prendo tutto, poi quando faranno la legge mi riduco qualcosa. Siccome la legge la doveva fare lui, non l'ha mai fatta, e il cortocircuito è andato avanti per 30 anni. Poi siamo entrati noi e abbiamo detto la legge non ci interessa, o cominciamo a fare, facciamo un bonifico e rinunciamo. Questo secondo me ci dà la credibilità anche per parlarvi dei temi di cui vi ho parlato oggi, delle cosiddette promesse, no? Perché i programmi saranno tutti belli, le promesse degli altri magari saranno anche più belle delle nostre, perché tanto a loro dove trovate i soldi non glielo chiedono mai, a noi lo chiedono sempre e gli rispondiamo sempre dove troviamo i soldi, come vi ho detto oggi. Ma in questo momento, se noi veramente vogliamo cominciare a dire che siamo una forza politica credibile, continuare a dirlo, dobbiamo ricordare le promesse mantenute, perché così avremo la credibilità di aver fatto quello che dicevamo. Gli altri questa credibilità non ce l'hanno, e infatti i programmi sono importanti se chi ve li propone è credibile, ma se non ha nessuna credibilità, non vi disturbate neanche a leggere i programmi degli altri, perché non valgono nulla. La flat tax Berlusconi l'aveva promossa e proposta nel 94 e non l'ha mai fatta. Nel 2001 il contratto con gli italiani non l'ha mai fatto, non l'ha mai osservato. Per non parlare di quell'altro, prima i giornalisti mi chiedevano ma che ne pensa della proposta di Renzi di fare le politiche per la famiglia? Ha avuto 3 anni, poteva governare bene, invece ha governato per gli affari suoi e la banca della Boschi, la sua occasione l'ha avuta. Io non ho niente contro questa gente, l'unica cosa che non devono fare è continuare a illudere gli italiani. Beh, è quello che vi chiedo, quello che vi chiedo e ci chiedo è un po' di memoria nel prossimo mese. Perché anche io dimentico gli eventi politici facilmente, a volte vedo dei vecchi articoli e dico accidenti, questo evento politico l'avevo proprio dimenticato, quello che avevano fatto in Parlamento l'avevo proprio dimenticato, me ne ricordo con ritardo. E tutti quanti noi siamo sopraffatti di informazioni e quindi molto spesso dimentichiamo quello che hanno fatto questi signori negli ultimi 20 anni e tendiamo a fidarci di quello che ci stanno assicurando adesso. Ma così non funziona, altrimenti che l'abbiamo fatto a fare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni? Perché è nato il movimento? Per cominciare a chiedere una politica credibile che facesse quello che aveva promesso.
E questo noi in parte lo abbiamo fatto e in parte lo faremo dal governo del Paese. Datecene l'opportunità il 4 marzo e dal 5 marzo ci metteremo a lavoro per fare quelle cose che aspettiamo da 30 anni. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.